qual è la cosa che ti piace di più del volare con le foto? Cioè, cos'è che proprio dici, io lo faccio per questo? L'adrenalina che ti regala. Sensazione di libertà, dire proprio quella roba del quando sono in volo tutto il resto rimane a terra. Per me è proprio un'apertura di un mondo parallelo, un proietto di un altro luogo. A volte la vita ti riserva delle sorprese. Possono essere brutte o belle, come in questo caso. Siamo quattro ragazzi con passioni in comune, che hanno incrociato le loro strade e hanno deciso di intraprendere un viaggio insieme. Tre piloti FPV e un aspirante videomaker che fa da editor per il gruppo. Tre ragazzi di Roma e uno di Trento. È nato tutto da un'unica persona, che in un modo o nell'altro è riuscita a farci conoscere e creare quello che oggi è più di un gruppo di amici. E per questo è stato soprannominato il President, nonostante il suo disaccordo. Poi c'è il Printer, lo spacciatore del gruppo di mount per GoPro. E il Doc, il più esperto e titolato del gruppo. Dopo un anno di conoscenza, per la prima volta, siamo riusciti a incontrarci tutti insieme. Abbiamo raggiunto il Doc a Trento e abbiamo passato delle giornate indimenticabili sulle Alpi. Sono stati giorni intensi e pieni di emozioni. Abbiamo basato tutto il viaggio sul trovare spot belli dove poter volare e vedere le montagne da prospettive diverse. Come succede da un anno a questa parte, lo stare insieme e confrontarci tira fuori il meglio di tutti noi. Ci sprona e ci motiva a fare sempre meglio. Ed è proprio così che è nata la malsana idea del presidente del Doc di cesarsi. Anche il Printer si è unito a una session, allungando la carovana da 2 a 3 droni. Partendo da una prateria e finendo divando una montagna, hanno tirato fuori pezzi assurdi. Proprio Printer in generale è stato un po' più sfortunato, aveva problemi di satelliti e quindi è riuscito a volare poco. Noi da buoni amici ovviamente abbiamo iniziato a chiamarlo Zero Sats. Ma quelle poche volte che è riuscito a volare possiamo dire che si è sfogato nei migliori dei modi. 4 giorni insieme, 24 ore su 24, come se ci conoscessimo da una vita. Come se fossimo abituati a tutto quello, come se fossimo proprio dove dovevamo essere. Non ho un particolare amore per i social, ma devo ammettere che questa volta devo ringraziarli. Perché anche merito loro so potuto vivere un'esperienza così bella e così rara. Ah, quasi dimenticavo, non mi sono presentato. Io sono il video editor e aspirante videomaker. Quello che il gruppo ha soprannominato, il maestro.